movimento, appuntamento il 23 a Cotronei. Abbiamo pensato sì, come ANF, di organizzare e coinvolgere tutti gli ordini professionali che hanno subito sposato l'iniziativa e partecipato attivamente per costruire questa giornata di solidarietà, questa serata di solidarietà. Ci sarà un triangolare di calcio a 11 dove, diciamo, i giovani professionisti si metteranno in discussione, ma al di là di questo sarà solo una cornice finalizzata in realtà a raccogliere soldi da destinare alle famiglie indigenti del paese di Cotronei. Lo faremo attraverso la vendita di questi biglietti. Forse è l'unica caso, l'unica occasione in cui, quando vendiamo il biglietto, diciamo non lo devi conservare perché non vincerai nulla e non ti serve nemmeno per entrare allo stadio perché l'ingresso allo stadio di Cotronei sarà libero, ma ci serviranno per diciamo, trasformare questi fondi in buoni spesa che verranno consegnati la sera del 23 al sindaco di Cotronei e poi sarà lui, attraverso i suoi servizi sociali, a distribuirli alle famiglie bisognose. Cotronei ospita una giornata importante. Assolutamente sì, l'occasione per noi di poter ospitare un convegno di alto livello e soprattutto, diciamo, finalizzato a quello che è l'impatto di questa nuova riforma sul diritto sportivo. L'occasione per noi, perché poi sarà, come dire, strutturata in due aspetti diversi: il primo di rilevanza, diciamo, giuridica, proprio su approfondimento del tema, e il secondo di rilevanza sociale, perché dalla sala consiliare poi, da quello che apprendo, ci sarà una seconda fase che sarà presso il nostro stadio comunale, con una partita il cui incasso poi sarà devoluto in beneficenza per fini, diciamo, di solidarietà sociale per le famiglie, diciamo, che hanno maggiori bisogni, marginalità sociale e quant'altro.